Every day I'm shuffling. Dal Charity Cocktail Bar di Lucca, e qua vicino a me ci sono due splendide ragazze per una cosa molto importante che succede qua questa sera con Vanity Point, giusto Charlie? Sì, a proposito di Vanity Point, ci sono queste splendide hostess che stanno distribuendo delle cose, no? Che cosa state facendo qui? Cosa state dicendo a tutta la bella gente qua del Celide? Sì, buonasera a tutti. Come ti chiami intanto? Sono Beatrice. Lei è Giulia. Ciao Giulia. Ciao. Beh, allora vi dico, per voi che siete in radio, Beatrice Mora, gli occhi profondi, e invece Giulia è alta, bionda, sembra quasi, insomma, dei paesi scandinavi. Ecco, insomma, sono ben messe, ecco. Vanity Point, capelli manie, che cos'è questa azienda, che cosa fa? Diciamolo proprio in parole povere. Allora, Vanity Point vende prodotti estetici per capelli e si sposta da Viale Catracani, si sposta dietro l'ospedale e a Lucca? Appunto, a Lucca, in via Nicola Barbantini. E noi stasera distribuiamo dei gadget e all'interno troviamo un biglietto da visita dove dietro c'è il numerino, perché stasera a 9:45 c'è l'ostrazione e si potranno vincere delle trousse con dentro appunto dei prodotti estetici. Che carino, delle trousse anche da poter regalare, non solo queste trousse potrebbero essere regalate da dei fidanzati che le vincono in questa estrazione. Anche. O se no, se la vincesse, se una di queste trousse fosse vinta da una ragazza, che cosa... Cosa c'è dentro in questa trousse? Prodotti per i capelli, Pascal. Però io so che questa azienda fa anche prodotti per ricostruzioni delle unghie. Anche, sì. In questo punto vendita potrete trovare tutto per la ricostruzione delle unghie, tutto per la cura personale del corpo e quindi anche per capelli. Benissimo, allora loro sono state simpatiche. Sì, no, io sono qua insieme, ho scoperto che c'è un musicista qui al Celide. Ciao. Che fra l'altro insieme alla sua compagna mi sembra che si stia divertendo, perché tantissimo. Ovviamente c'è un DJ anche, sta facendo un lavoro fantastico, veramente. Ecco, tu sei un musicista, cosa suoni? Sì, io canto, percussione e tastiere, ho lavorato tanto nel campo della musica, insomma, via. Ho l'impressione che tu sappia anche molte lingue, che credo tu abbia anche lavorato all'estero, giusto? Sì, sono di New York, sono nato a New York e abito in Italia da un po' di anni. Ma percussione vuol dire djembei oppure congas? Congas, percussione a mano, ho fatto alcuni anche... Non so, dischi insieme a Sergio Caputo, a Nada. Allora sei un personaggino anche tu importante, sì, dai. Abbiamo lavorato un po' nel campo della musica, sì, vai. Com'è che ti chiami? Mi sono dimenticato, bravo Mirko. Mi chiamo Satiamo Hernandez. Senti, ma se su YouTube, su email, in qualsiasi modo, con qualsiasi motore di ricerca, qualcuno ti dovesse andare ad ascoltare le tue performance, che cosa dovrebbe cliccare? Se tu clicchi, penso, su Google Satiamo, proprio così come si dice? Con la I normale. Con la Y. Satiamo. Troverai un sacco di cose, perché poi io sono un uomo di teatro anche, no? Quindi lavoro anche nel teatro, ho tanti spettacoli. Beh, mi piace il suo modo di comunicare, sai che anch'io tanti anni fa, no? Facevo un pochino l'artista e quindi mi sento a pelle che questo è un grande personaggio, quindi www.satiamo.it. .it, benissimo. Allora ringraziamo anche questo musicista che ci ha dato, insomma, qualche pillola. Load up on guns, bring your friends, find the news.
Vi descrivo Sara, molto carina, molto elegante, impeccabile, un sorriso smagliante, simpatica, arriva prima, percepisco prima la bellezza, cioè prima la simpatia della bellezza. Sara, cosa, sempre qui al Celide? Sì, ci vengo sempre, spesso. È un posto molto carino, poi fra l'altro la gente è bella, bella nel senso, bella come te, secondo me è più simpatica che... arriva prima la frizzantezza, la simpatia, la spensieratezza, la voglia di passarci una sera un po'... Giusto, giusto, giustissimo. Sei di Lucca? Sì. Bene, andiamo a trovare la tua amica che si chiama... Eccola qui, come si chiama? Lara. Lara, tu quanti anni hai, Lara? 22. 22, non si chiede l'età a una signora, però, voglio dire, ormai siamo moderni. Chiudo un occhio, dai. Siamo moderni. Sì, perché dopo 18 anni ormai si dice che dare della signorina una... Non si dice più l'età. Non si, ecco, però dice che dopo 18 anni non si può più dare della signorina a una signora. No, no, sono signorina, sono signorina. Ecco, l'importante, lo sentite? Anche lei molto, molto carina. Allora ci siamo, vediamo un po' se possiamo metterci più in qua. Venite. Venite in moto motorio, ecco, uno di qua e una di là, ok? Perfetto, ci siamo? Allora, grazie alla regia di CJ, facciamo questa estrazione ufficiale. Ricordiamo il nostro sponsor che ci dà la possibilità di fare questa estrazione, di regalare quante truss? Sei. Sei truss. Grazie quindi a Vanity Point, Capelli Manie, in via Barberini 298, Lucca, vediamo un po', mescola, CJ, se mi dai un po' più di box, grazie, perché sennò le mie batterie non sono Duracell, grazie. Allora, primo bigliettino, vediamo un po', 37, è stato estratto il numero 37, allora chi è? Chi è il numero 37? Allegria! Qual è il numero 37? Te però mi sembri diversa dalla Paola Barale, eh? Vabbè, andiamo avanti, altra estrazione! Avanti! 11! 11! 12! 11 o 12? 11! Con la voce! 11! Brava! In più non può! Allora, il numero 11 è stato estratto, lei c'ha il numero 11? Guarda nel vuoto lei, è già per la mia tangente, subito, ok. Andiamo? Vediamo un po', vediamo. Ecco qua. Eh? 23! Chi ha il numero 23? Chi ce l'ha? Signorine, guardate il numero che avete perché potete vincere una truss! Però mi raccomando, con un po' più di voce, eh? 40! 40! È stato estratto il numero 40. Lei chi è? Cos'ha? Qual è? Numero? 23. 23, un regalo per lei, una truss, grazie a Vanity Point, Capelli Manie, via Barberini, un attimo, 298 a Lucca. Ok, andiamo avanti con l'estrazione. Bonsoir. Vediamo. Bello questo tappeto, eh? Meglio quello di casa mia, però. 31! È stato estratto il numero 31 per un'altra truss da regalare. Tocca a lei. Ce la fa, eh? 36! 36! Allora, anche il numero 36 è stato estratto. Basta? I numeri sono stati estratti. Se non si consegnassero tutte le truss,
Trovate il numero del vincitore sul Facebook. Trovate il numero del vincitore su Facebook? Sì, al profilo Vanity Point o Radio Bruno. Quindi potrete ritirare il vostro premio andando al punto vendita e mostrando il bigliettino e il numerino. Allora, ricapitolando tutto quello che ha detto la signorina, che si può trovare sul profilo Facebook di Vanity Point coloro che hanno vinto con i numeri, qualora insomma siano un po' presi dall'alcol e dal celide. Su Facebook possono vedere se hanno vinto ed andare sul punto vendita a ritirare la trousse, giusto? Sì. Grazie. Shuffling.